Ciao stelle, ve lo giuro che questa non è un'esercitazione, mi fa un sacco strano essere qui e non so neanche bene se sono ancora capace, no, non che prima lo fossi, cioè assolutamente non voglio dire questo, ma ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany, sempre io, e anche se non ci vediamo da parecchio. Voglio cominciare questo video che vi sembrerà super strano da vedere qua, cioè no, in realtà non vi sembrerà strano il motivo di questo video, cioè ci conosciamo bene e lo so che. Volevo dirvi intanto una cosa prima di cominciare il video, anche se io non sono più presente qua sopra, intanto salutiamo anche Pipi che è qua con noi. Io vi leggo sempre, leggo tutti i commenti che lasciate, leggo tutti i messaggi che mi mandate ai quali rispondo anche spesso e io ho veramente una bellissima community, è davvero tanto. Anche mi dispiace non essere più presente come prima, ma di lavoro io non faccio la creator, ho un altro lavoro che mi porta via l'anima e la mia salute mentale è andata completamente allo sfacelo negli scorsi 2 anni e quindi ho deciso di priorizzare cose che pagavano le bollette e soprattutto, cioè, mi sono resa conto di non riuscire più a gestire ciò che il canale comportava. Devo dire, insomma, prima o poi magari ne parlerò, però sono qui però per un motivo che potete ben immaginare perché ho la divisa e sapete che quando scatta il mio cappuccetto viola vuol dire solo una cosa, cioè siamo qua per commentare la seconda stagione di Tenebre e Ossa, perché ho provato a girare un video per gli altri social, ecco. Se non ci vediamo su YouTube, comunque questo ve lo ricordo, io sono abbastanza attiva su Instagram ancora e poi anche su TikTok, cioè sul social del male. Quindi niente, ho provato a girare un video breve, un qualcosa che potesse stare su uno degli altri due social, ma voi mi conoscete e io sono famosa per hashtag Pipponi. E come si fa a parlare della seconda stagione di Shadow and Bone senza fare un pippone? Ovviamente questo video sarà non spoiler, ma di più. Cioè sarà tipo lo spoiler di tutto, anche dei libri probabilmente. Quindi un po' mi dispiace, but col fatto che ci sono tante cose che bisogna andare a commentare. Tante, sappiate che vi state avventurando dentro un video che è pieno, pieno, pieno di spoiler. Pippi ha trovato questa posizione che non ha senso alcuno. Però tu stai comoda? Siamo comodi tutti, amore. Dobbiamo parlare della seconda stagione di Tenebre e Ossa perché è uscita, l'abbiamo vista. Vabbè, abbiamo commentato la prima, quindi perché non commentare anche la seconda in un tempo che mi consente di fare dei discorsi che abbiano senso. Quindi, come sempre, lo sapete che tendo a dividere i video in cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto e poi alla fine fare una sorta di considerazione finale. Proviamo a farlo anche per questo. Quindi partiamo dalle cose che mi sono piaciute, giuro che ce ne sono state, neanche troppo poche, tra l'altro, cioè pensavo meno, e poi passiamo a quello che invece non mi ha convinto, più cose che secondo me sono teorie, così vediamo cosa succederà. Partiamo dai primi elementi che mi sono piaciuti, devo dire a mani bassissime, secondo me da un punto di vista visivo, intanto qua Netflix ha cacciato i dollaroni e si vede, cioè questa è una produzione degna di come dovrebbe essere, secondo me, a livello visivo, in gran parte una serie TV di questo tipo. La prima sembrava girata all'Arci di San Lazzaro, con le scenografie veramente, avevano dei livelli di imbarazzo, secondo me, in alcuni punti. Non so, cioè, io ancora in testa, tipo il refettorio, insomma, la mensa che sembrava la mensa Camst, la mensa aziendale, dove in teoria dovevano essere a Ravka, ma nella sala dei ricevimenti dei banchetti, e poi alla fine erano suddivisi come a scuola, le prime, le seconde, le terze, vabbè, cioè quella roba lì. Qui, secondo me, c'è stato un grande miglioramento e è abbastanza innegabile, secondo me, perché davvero c'è una produzione legata alle ambientazioni, soprattutto, che è molto, molto, molto migliore.
Non è costante, questo è un altro problemino. Abbiamo detto che parliamo delle cose positive ora, Tiffany. Vabbè, comunque, insomma, ci sono cose che non sono costanti, secondo me, soprattutto l'ultima puntata. L'ultima puntata avevano finito il budget, secondo me, però vabbè. Però ci sono anche nel bollirone di cose che secondo me sono un po'... però... Cioè, qua c'è una grande cura, voglio dire, secondo me Ketterdam ora è una città, non è più una via, come anche tutto il palazzo di Ravka è decisamente meglio, come anche la prigione di Hell's Gate. Posso dire, da quel punto di vista, secondo me c'è un balzo in avanti. Potevano fare anche meglio, però vabbè, insomma, prendiamo quello che ci dà. Girare con un gatto facilissimo, comunque, vabbè. Sì, Pipi, sei bellissima, però adesso dobbiamo andare avanti, se no non finiamo mai più. Allora, ovviamente anche gli effetti speciali, secondo me c'è un piccolo miglioramento. Io poi devo dire, non sono una di quelle che è molto attaccata a questi aspetti. Diciamo che anche se gli effetti speciali non sono fenomenali da mega produzione, io vi devo dire che alla fine per me fanno il loro dovere, non c'è. Tranne forse quando c'è la... Insomma, le scene di Nicolai, la barca, ecco, lì effettivamente siamo un po' al pelo con il livello di accettabilità, ma comunque secondo me non siamo messe così male, quindi devo dire, a livello visivo, balzo in avanti. Sto anche per dirvi una cosa molto forte, a mio parere, però davvero io sono abbastanza convinta che alcune scene... Ripeto, a livello estetico, siamo ancora nell'iperspazio della parte estetica. Io no, non le ho immaginate così diverse da come sono state realizzate, soprattutto nella parte dei corvi. E che io dica questa cosa è incredibile, però ve lo giuro che ci sono state diverse scene che ho proprio pensato. Visivamente, cioè tra i miei sogni e quello che è stato fatto e stato realizzato, non c'è così tanta distanza. Quindi, alla fine della fiera, da un punto di vista estetico, io non mi sento così scontenta. Ci sono margini di miglioramento come in ogni serie, però sono abbastanza contenta come speravo. E se vi ricordate come concludevo lo scorso video, qua si vede che avevano molto più materiale. Pensate anche solo a quante macchine usano per girare le scene. Cioè, nella scorsa stagione era una fissa che aspettava che la scena finisse, poi ce n'era una dall'altra parte, due ringraziare, tutto scarno così. Invece qua si vede che c'è un cambio continuo di punti di vista, cioè, c'è una buona fotografia, una buona gestione dell'estetica e anche un investimento importante. Quindi, cioè, se proprio, proprio devo essere scontenta, non è questo il punto di vista in cui lo sono di più. Con cose che però... Chiaramente non funzionano, ripeto, a parte di Nicolai, soprattutto quando sono in barca, quando sono in mare, quando volano, ha delle robe che... Però, se devo dire, tutto il resto, bene o male, funziona. La parte finale un po' meno, ma perché, cioè, è abbastanza ridicola come l'hanno gestita da tutti i punti di vista. Ma il finale ce lo teniamo per il finale. Altra cosa che devo dire, non pensavo... Che in alcuni punti mi avrebbe molto convinto è il riadattamento della storyline, che non vuol dire che la storyline mi sia piaciuta, però alcune scelte le ho trovate azzeccate, altre e ci arriveremo. Però, per esempio, quando ho visto che anticipavano le scene di Crooked Kingdom, avevo già sfoderato i coltelli di Inej. Pronta per colpire Eric Eisner alla gola, però ci ho riflettuto molto e in effetti ci sono almeno due o tre scelte che hanno fatto che secondo me funzionano. Aver anticipato alcune cose su Pekka Rollins, aver anticipato alcune linee di trama del secondo volume, secondo me alla fine ci sta, perché poi ti tieni la seconda parte solo per Vanek. Ti tieni solo alcuni reveal legati a personaggi, alla loro storia, eccetera, eccetera. Ce ne sono tanti altri che non funzionano, ma proprio io se penso a cosa hanno fatto su alcune cose, io non so se... Vabbè,
Abbiamo detto che siamo ancora nella parte delle cose che mi piacciono. E poi, ad esempio, l'anticipo della morte di David, questo mega spoilerone, tra l'altro, da Rule of Wolves. No, King of Scars, scusa. O è Rule of Wolves? Vabbè, comunque, dalla duologia di Nicolai, non mi ricordo in quale dei due libri succede. Secondo me ci sta. Perché in realtà siamo nell'ottica in cui quella scena mantiene forse il carico emotivo, è una delle poche che anticipandola non va a rovinare il carico emotivo perché abbiamo seguito Genia e secondo me lì ci stava. Ecco, ad esempio, secondo me hanno gestito molto bene la storia di Genia, mi è piaciuto. Mi sono commossa anche in quella parte, è stata una delle mie preferite, mi è piaciuta davvero tanto. Lei è molto brava anche come attrice, quindi per fortuna. E a proposito di cast, visto che ho introdotto questo argomento, ci sono stati secondo me dei picchi allucinanti proprio. Vabbè, la mia bambina Inej del mio cuore, ovvero Amita Suman, che ripeto, come l'altra volta vi dicevo, non so più se Amita Suman è Inej o Inej è Amita Suman, sta di fatto che per me è bravissima, rappresenta perfettamente Inej, che è la bambina del mio cuore, io le voglio troppo bene e qua secondo me è molto brava, è anche molto migliorata rispetto alla prima, già nella prima mi aveva convinta, però qua ha una decisione, un'intenzione nel modo in cui recita che è ancora più intensa e quindi bravissima, bravissima. Sto per dire un'altra cosa molto forte, preparatevi, però nonostante io penso che sia stato scritto maluccio di nuovo, anche se meglio della prima, ma nella prima era un pupazzo, non faceva nulla. Qui Freddy Carter è migliorato perché? Perché fondamentalmente gli hanno dato anche un personaggio un po' più credibile nella sua costruzione. Rimane che lui non è assolutamente il mio Katzbrecher, cioè io non riesco proprio ad appiccicarci quel personaggio a un tipo di estetica del genere, a un tipo di modo di fare del genere, ma l'ho apprezzato molto di più, molto 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 di più, devo dire, mi ha convinta abbastanza. Cazzo, è un personaggio che però è costruito male dentro la serie, ma later. Vabbè, poi, cioè secondo me, scusatemi, ma 38 spanne sopra chiunque dentro quella serie, rimane Kit Young, cioè l'attore che interpreta Jasper, secondo me è bravissimo, cioè è veramente troppo bravo, è troppo bravo, mi fa sempre ridere anche qua che comunque hanno incentrato la sua storyline un po' su cose che non mi hanno convinta, cioè un po' troppo, però lui è veramente secondo me la spanna sopra di tutto il cast. Bravi anche perché secondo me sono personaggi che comunque acchiappano molto il pubblico e danno quella spinta energetica, sono Tolia e Tamar, funzionano molto bene, devo dire, anche loro due, bella chimica, cioè bravini. Jessie Maylin l'ho trovata migliorata, anche se secondo me, per quanto migliorata, è sicuramente più convincente, non è ancora in grado forse di reggere l'essere una protagonista tra l'altro così forte come dovrebbe essere Alina. Poi questa serie ha mandato in vacca la storia di Alina e vabbè, però comunque secondo me io ho visto dei miglioramenti, almeno ha cambiato, cioè ha aggiunto una serie di espressioni, ha aggiunto una serie di, secondo me, anche parti dove si vede che lei è più sicura di sé. Non è ancora forse a un livello in cui avrebbe senso avere una protagonista come lei, ecco. Però comunque non ho disprezzato nulla. Ah, Mal a me non dispiace, l'attore che interpreta Marci Renault secondo me non è un cattivo attore per nulla e non mi... Ah, e vabbè, Bagra, che cosa stiamo a parlare? Insegnaci come si fanno le cose. Ah, non ho parlato di Willan molto bene, Willan tattonissimo, mi piace molto come attore e come personaggio, quindi devo dire, ecco, almeno Willan un po' azzeccato. Ci sono scene che, cioè, nel senso, ci sono tipo 3 minuti di lui che è lì che coglie le farfalline, che... Ok, 3 minuti dura quella scena, non era necessario, però vabbè, è stato... Lui è stato molto bravo. Credo che però siano finite le cose che mi sono piaciute. sì, credo proprio che siamo arrivati in fondo, quindi direi di passare a quelle che invece che sono un bel po'.
Da quale partiamo? Che è divertente questa parte qua. Allora, parliamo dai discorsi un po' generali. Secondo me i difetti peggiori della serie sono due, ovvero intanto che hanno voluto mettere troppa roba che poi insieme è confusionaria, è tantissimo, è tutto. Cioè, la storia dei corvi, scusate, mi fanno un libro, praticamente un libro e mezzo in una puntata. Quando secondo me sarebbe stato molto interessante invece vedere una serie di evoluzioni diverse. Assedio e tempesta, sì, Assedio e tempesta praticamente lo tranciano, lasciano due scene, poi balzano dopo, e Ruin and Rising, rovina e ascesa, praticamente anche quello piallato. Io, vabbè, senza senso. L'altro difetto enorme, secondo me, di questa serie TV, oltre al fatto che chiaramente c'è troppa roba da gestire ed è un casino, chiaramente, è che le storyline vanno e viaggiano a delle velocità completamente diverse. Cioè, la storia dei corvi va a 250 all'ora contromano in autostrada. A volte bene, a volte ovviamente cioè, finisci per schiantarti, però ok. Poi abbiamo la storyline di Alina e di Mal e del Darklyn, ovviamente. Che vabbè, raga, posso dire, ma quanto ha fatto ridere tutta la storyline con il Darklyn che dice solo mai Alina, 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 e basta. Cioè, quello era il suo personaggio, evoluzione del personaggio O, sempre la stessa scena ripetuta. Vabbè, abbiamo detto che quello ne parliamo dopo. Poi hai Mattias. Mattias che è dentro al skate per 5.000 anni, è praticamente stato murato vivo come Han Solo. Boh, io non ho capito, cioè praticamente corvi fanno la revolution a Ketterdam e fanno tutto in una puntata, in 5 minuti. Poi invece c'hai Alina e quell'altro che si inseguono per 7-8 mesi, probabilmente, perché cioè non si spiega se no. E in più poi hai Mattias che invece rimane incarcerato per, non so, avrà anche lui il 41 bis, perché se no non riesco a capire come sia possibile questa cosa. Cioè, secondo me questo ha generato, cioè questi due problemi incrociati, cioè il mettere troppe cose insieme e in più andare a velocità randomiche, crea anche un interesse completamente scollegato verso alcune cose. Cioè, la parte dei corvi, per quanto ovviamente, cioè io ero un po' sbalordita, ve lo dico sinceramente, perché io non pensavo mi mettessero i corvi. Poi dopo vi faccio la mia considerazione finale. Io ero convinta che i corvi questa volta me li mettevo via, vedevo solo la parte di Mattias da liberare e poi dopo, insomma, da lì agganciarsi e andare verso eventualmente una Ice Skirt nel prossimo. Invece, spam, vabbè, lanciati i corvi. Poi a un certo punto, quando tornava da Alina e Mal, continuava a pensare: ah, è vero che c'è anche quella roba lì, ah, è vero che. Ah, sì, interessante, come niente proprio, non fregava niente tra l'altro. Perché poi continuavo a vedere il Darkly. Io già non sopporto Ben Barnes, perché secondo me è un attore pessimo. Io non, cioè, capisco che sia buono per tante persone, però, cioè. Poi io non ce la facevano a ridere, cioè non ce la facevano a ridere praticamente. Poi dopo c'era Mattias, quando tornava Mattias io proprio dicevo: ah cazzo, ancora là dentro? Ah, quindi l'abbiamo lasciato là dentro per 200 anni? It was 84 years ago, è già il meme di Titanic. Sì, è vero, Mattias è là dentro, quindi boh, cioè era veramente schizofrenica come esperienza di visione, no? Ho detto che me la tenevo alla fine, però in effetti ha senso farla ora questa considerazione. Io sono abbastanza convinta che questo sia anche dovuto al fatto che loro erano abbastanza convinti che Netflix gli avrebbe tagliato la serie. E quindi tutto ciò nasce dal fatto che speravano comunque di poter portare avanti il progetto, almeno per la seconda, con il dubbio della terza. Tra le due, se devono decidere, allora diamo un contentino a tutti. Cioè, sappiamo che poi non ci sarà una prossima possibilità di fare la serie di Sei di Corvi, almeno a chi c'è, gli diamo il contentino, no? Il croccantino, lo zuccherino, per dire almeno vi abbiamo dato le scene che volevate. Che sì, legittimo, cioè nel senso, cioè, mi metto nei loro panni.
qua suonano direttamente, mettono i loro panni e dico, vabbè, sì, in effetti, cioè, anche io avrei avuto molta paura e può essere una soluzione che condivido? Assolutamente no, perché effettivamente poi ne è venuto fuori quello che verrebbe definito un mappazzone. Detto ciò, quello che proprio io ve lo giuro, che non più ci penso, più provo una rabbia. Io li voglio andare a cercare a casa. Se io me li trovassi davanti. Ok, hanno anticipato alcune scene di Crooked Kingdom, cioè del Regno Corrotto, che in alcuni casi hanno anche senso, come dicevo prima. Quello che secondo me hanno toppato alla grandissima è invece aver messo le scene emotive di Crooked Kingdom in quei punti lì. Perché? Background. In Crooked Kingdom noi, al contrario di Sei di Corvi, dove siamo quasi convinti che siamo un po' invincibili, che le cose andranno bene, che siamo lanciati, presi dall'avventura, cioè c'è uno spirito positivo in Sei di Corvi. In Crooked Kingdom invece siamo con un mood totalmente diverso. Siamo lancinati, siamo distrutti, siamo completamente disperati perché ci rendiamo conto che siamo fallibili, ci rendiamo conto che qua rischiamo grosso e poi perdiamo anche, e quindi c'è quel senso di disperazione, quel senso di angoscia che rende questi momenti i momenti più belli, secondo me, i più alti di tutta la scrittura di Bardugo. Perché? Perché chiaramente noi arriviamo lì con un carico emotivo che quello che sentono i protagonisti, poi lo sentiamo anche noi, e quindi sono momenti che ci dilaniano, sono momenti che ci fanno sentire a pezzi, veramente. E io penso ancora qua hanno rappresentato quella che è la mia scena preferita di tutto il Grishaverse, cioè la scena dove Kaz e Dinesh sono in bagno. Inej è ferita e si deve curare, e tra di loro avviene uno scambio molto significativo. Averla messa qui ha tutt'altro significato. Intanto è stata messa lì per la questione della ship, e sapete come ragiono io. A me non me ne frega niente di questa cosa, io voglio soffrire lì. Ok, e quindi perde tutto il significato che ha nel secondo libro. Nel secondo libro questi due vengono da un piano che è andato bene, che poi si è rivelato un'enorme fregatura quando tornano. Lei si è praticamente rotta l'osso del collo, ha rischiato la vita. Kaz è andato in suo soccorso insieme a tutti gli altri. Tutti gli altri sono affaticati, tutti gli altri sono emotivamente caricati. E quando arrivi a quella scena, forse tra i due sai che si potrebbe schiudere qualcosa, ma non succede. Ma ci arrivi dopo che hai faticato due libri. Lì invece hai faticato 20 minuti di puntata. Ed è fatto unicamente per la ship. E Kaz e Inej, sì, è vero, sono ship, sono una coppia tenerissima che non sarà mai una coppia, ma non è il loro senso quello, non è il senso di quella scena. Io ve lo giuro, vorrei avere i coltelli di Inej a volte e anche il potere di lanciarli lontano, ma non si può e non glielo perdonerò mai. E ve lo giuro, quando io dico mai è mai, e le mie maledizioni arrivano ovunque con una precisione incredibile. Ma incredibile. Altra cosa che a me un po' è dispiaciuto è anche il reveal di Jasper, che è stato molto buttato lì. Cioè, la questione di Jasper è una questione che per lui è molto importante, invece io l'ho percepita come leggerissima, come proprio scevra da ogni implicazione. Infatti lo usa spesso il suo potere, proprio come se fosse un giochino. Invece, cazzo, il fatto che Jasper nasconda il suo potere ha un motivo molto molto preciso, e invece vabbè, solo per farvi degli esempi di cose, queste per me sono proprio imperdonabili, cioè tutto il resto glielo perdono i produttori, questo io ve lo giuro, la Kanej messa lì io non glielo perdonerò mai, 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 mai nella mia vita, come posso? Altre cose che poi non mi sono piaciute a livello di scene, di costruzione delle scene, secondo me è Kaz Brekker, e avevo ragione, perché non ha senso mettere un Kaz nella prima stagione, cioè che era un cartonato come quello che io vorrei in casa della Carrà, e poi invece mettere tutta la sua storia buttata lì, come se lui si bloccasse di continuo ora. Cioè, immaginatevi se nella prima stagione avessimo iniziato a introdurre la sua storia, no? Lui che in missione inizia a avere delle crisi e poi che le ricompone nel secondo con dei flashback, cioè avrebbe avuto anche un andamento molto più graduale. Invece era stato scritto male nella prima stagione, e
qua non ci piove, e in questa è stato condensato, solo che è come, non so come dire, come prendere una pillolina di roba condensata, non funziona, cioè secondo me è tutto troppo, manca di profondità perché è tutto veloce, rimane molto superficiale secondo me, sia il suo trauma che la sua vendetta. E il mio è un bambino traumatizzato che ha bisogno del suo tempo per ricomporsi e che quindi aveva bisogno di esplodere tutta la sua storia nel tempo giusto. Vi odio veramente, non vi perdonerò mai. Poi passiamo a un altro aspetto, visto che abbiamo citato la Kanesh, che qua proprio, raga, io ve lo giuro, fatica, proprio io mi sento inadeguata alla vita in queste situazioni, perché io ho trovato questa serie, invece che Tenebre Ossa 2, si chiamava Festival del Limone, perché, cioè, io... Allora, adesso mi devo anche calmare quando racconto questa cosa. Quando noi leggiamo Libardugo, no? Cioè lei ci fa sudare fino all'ultima pagina, cioè un baccetto fino all'ultima pagina, tu arrivi lì e lo hai sudato così tanto che quando accade neanche ci credi, sembra che la pagina ti stia dando proprio un fiorellino da fuori dalla pagina, grazie, così. E ha tutto perfettamente senso perché hai costruito i personaggi, hai costruito la loro storia e poi hai costruito anche i rapporti tra di loro, che lo sapete, io non sono fan del romance, non me ne frega proprio nulla, so che sono impopolare anche su questo, ma quando il romance serve a costruire personaggi perché ovviamente siamo anche fatti di rapporti interpersonali, come cioè tra persone, cioè parte della costruzione di noi stessi avviene anche tramite la costruzione delle relazioni con gli altri, altrimenti siamo isole, no? Vabbè, e quindi a me piace molto il modo in cui lei gestisce questi aspetti. Qua nella serie è il Festival del Limone, cioè Jasper e Willand, che per l'amor del cielo sono i più tatonissimi, cioè io li ho amati insieme, sono molto belli, sono molto tatoni, sono molto patatonissimi, però ve lo giuro che, cioè, era un po' ridicolo a un certo punto, era veramente Festival del Limone. Poi è meglio loro che tante altre coppie, cioè è la coppia, è l'unica forse che giustifico così tanto. Tutto il resto che, boom, via, Festival, ve lo giuro che se avessero fatto baciare casa di Nej, avrei spaccato la TV, cioè avrei mandato le mie spie a ucciderli perché non è possibile, veramente. Ma anche Aline e Mal, un po' troppo fuori dalle righe, un po' eccessivi, tutti tanto troppo, secondo me, tutti. Che sofferenza, ma questa cosa del Festival del Limone, poi, cosa implica anche un'altra cosa che io ho detestato, cioè il fatto, e secondo me è forse il problema fondamentale più grave di tutta la serie, ma a un livello, diciamo, concettuale più che come è stata gestita da un punto di vista tecnico e strutturale. Cioè, secondo me, tutti i personaggi femminili in grandissima parte perdono tantissimo, perdono anche la loro autodeterminazione. E perché? Pensiamo solo alla storyline di Alina. Già si capiva nella prima che c'erano dei problemi enormi su Alina, perché, vabbè. Però qua Alina è ancora preda di questo, solamente questo che viene fatto passare probabilmente solo come un legame anche quasi amoroso, oltre che di potere di controllo. Certo che c'è quella parte, però è anche quasi sta maialina, maialina, maialina. Scusatemi perché fa troppo ridere questa cosa. Secondo me poi ha generato un mostro in Alina, ma un mostro di scrittura orribile. Nella serie TV Alina è diventata l'antitesi di ciò che lei è nel libro. E io questa cosa non la posso accettare, ma perché a me piaceva il senso di Alina. Alina è una che non gliene fregava niente del potere, non lo voleva, era riluttante. Ne rimane affascinata in diversi punti, tra il primo e il secondo, soprattutto nel secondo, secondo me. Secondo me, poi lo rigetta via, c'è una cosa di cui è schifata, tanto che la devono andare a raccattare in Rule of Wolves, chissà dove. E invece qua scopriamo che Alina è carica per comandare. Non lo so, cioè, raga, veramente io non riesco a... I don't know. Che schifo, cioè terribile, terribile. Ma anche, per dire, anche in Nej, cioè sembra quasi che lei vada via e che le sue motivazioni siano molto impoverite, cioè in Ez scopriamo tipo 5 minuti prima che le interessava andare a liberare il fratello, andare a liberare le persone che catturavano, le persone le schiavizzavano, e lo scopriamo 5 minuti prima e poi va via. Ma la sua motivazione sembra quasi che Kaz non la vuole, che
che Kaz non riesce a fare il passo avanti. Che sicuramente anche nella serie di libri il fatto che Kaz non riesca a superare i suoi limiti è il motivo, uno dei motivi per cui lei parte, ma lei sarebbe partita comunque, cioè è quello che nessuno riesce a comprendere nella serie, che lì sembra quasi una vendetta, cioè vado via perché tu allora ti fai i cazzi tua. No, cioè no, io non posso sopportare questa cosa, non la riesco ad accettare. È un po' tutte, cioè Genia, che secondo me è una di quelle meglio riuscite, tra l'altro, Genia, comunque alla fine è un po' per David, è sempre che è molto spaventata dal giudizio che può darle David. Parliamo di David, tra l'altro che David si è svegliato una mattina e lui parlava, nella serie prima non diceva una parola. Io sono una persona neurodivergente, la capisco bene questa cosa, però, regà, no, no. Quindi, cioè, secondo me in generale ci sono molti personaggi femminili che hanno problemi. Se volete apriamo il capitolo Nina. Cioè, allora, già io provo rabbia e giustamente perché io non riesco a concepire come non sia possibile avere una personaggia grassa in TV, in una serie TV dove tra l'altro il corpo di questa personaggia ha un valore intrinseco nel suo senso, no? E vabbè, abbiamo preso un'attrice che poi insomma funziona fino a un certo punto nella prima. Ora è anche dimagrita, non è colpa di nessuno se lei è dimagrita, però già questa cosa non regge. È in una fase dove Nina è in crisi perché è lì che non sa neanche lei cosa vuol fare, ha fatto imprigionare Mattias, eccetera, eccetera. Però anche lì Nina dopo diventa unicamente in funzione a Mattias e col fatto che hai tenuto la storyline di Mattias e l'hai voluta introdurre nel primo, ti ritrovi una seconda stagione dove Nina, cioè, è una pallina da ping pong, cioè è un rimbalzino da un punto all'altro senza senso, cioè veramente senza senso. Secondo me, e questo è un errore di scrittura, avrebbero dovuto tenere la storyline Nina Mattias in questo secondo, in modo da poter nel terzo poi liberare Mattias e iniziare la spedizione all'Ice Court. Non lo so, raga, cioè, veramente non capisco, hanno fatto così attenzione a tutti gli altri dettagli. Soprattutto attenzione al cast, a un cast molto diverso, eccetera. Non c'è una persona grassa, neanche Nina. Boh, mi fa abbastanza rabbia e se la fa a me, immagino le sorelle grasse quanto si sentano arrabbiate, giustamente. Cioè, mi dispiace proprio che in generale la loro autoaffermazione, che è forte, potente dentro i libri, qua diventi funzionale e ancillare. E questa cosa, cioè, lo sapete che io non la sopporto, la trovo degradante anche in parte. Secondo me lo fanno tante personaggi dentro la serie, in primis Alina. Cioè, poi davvero, a livello di storyline, la prima parte della storyline di Alina è una roba ridicola, cioè è una roba che si ripete solo la stessa scena all'infinito. Lei è Mal con queste frasi, cioè, scusatemi, ma Mal che dici, io sarò il tuo uccello di fuoco, mamma. Come ti è venuto? How did you? Cioè, tra l'altro anche in inglese, non è che funziona molto diversamente a livello di battuta, però va bene, I accept it. Prima di passare alle cose peggiori, che per me sono Darkling, Nicolai e Finale, i dettaglini, quelli che interessano solo a me, che però, secondo me, Allora, dettagli costumi, costumi migliorati a livello qualitativo rispetto alla prima, di nuovo qua c'è una produzione che nella prima ovviamente non c'era, a parte che comunque sono tessuti che sono infiammabili e si vede dallo schermo, cioè se per caso accendi una candela vicino allo schermo prendono fuoco, però c'è un miglioramento, non è che lo nego, c'è tutta una serie di, cioè lo vediamo, però c'è quell'attenzione ai dettagli che manca, che secondo me è una di quelle cose che, vabbè, sarà che io sono fissata su queste robe e avendo lavorato molto su queste cosine qua nei vari set, cioè mi rendo conto che siano super importanti perché ti danno una qualità della visione differente. Cioè, per dire, quando il Darkling muore alla fine, è lì che sputa sangue, è lì che, non so, è in mezzo al deserto, così, cioè non ha un po' di polvere sulla giacca, cioè non ha nemmeno una macchietta di polvere, è tutto sempre pulito. Fate caso a tutti Grisha, a Nicolai, fate caso ad Alina e Mal, cioè situazioni dove la gente dovrebbe essere lurida, sulla nave dovrebbero essere lerci, che più lerci non si può, sono tutti perfetti. Cioè,
I corvi sono dei cazzo di delinquenti dei bassi fondi e sono più puliti dei bambini di seconda elementare dopo aver giocato in giardino dopo il pranzo. Cioè, io, vabbè, la trovo abbastanza ridicola. Secondo me, ecco, anche in queste cose si denota la qualità, l'attenzione ai dettagli. Sì, Pippi, lo so che tu sei già stufa di questa recensione. Ultima cosa minore, ovviamente lo sapete già dalla prima, e secondo me qua siamo peggiorati stranamente, e non pensavo si potesse peggiorare su questo aspetto che era già terribile, la questione musiche, cioè la soundtrack è inesistente praticamente, cioè l'unico pezzo di soundtrack che c'è è quando c'è il pezzo al piano, ovviamente. Ma per il resto non c'è una colonna sonora, solo suoni di sottofondo, non c'è neanche una colonna sonora, tra l'altro, sinfonica. Immagino tutte queste scene con dei pezzi che ho magari io nella testa che avrei messo, non perché io vorrei fare colonna sonora nei film, ma vabbè. Quanto sono deboli rispetto a quello che potrebbero essere, cioè veramente io sono allucinata. Vabbè, passiamo alle tragedie, andiamo veramente alle tragedie. Vabbè, secondo me il Darkling in questa seconda stagione è un personaggio ridicolo. È vero che poi tra l'altro lui per praticamente tutto Assedio e Tempesta non esiste, e cioè c'è pochissimo, e poi nel finale di Rovine Ascesa ricompare. Ora, questa è la Tiffany del futuro che sta sclerando perché mi ha tagliato tutta la parte sul Darkling e su Nicolai. Allora, Darkling, velocemente, quindi, secondo me è ridicolo perché ripete sempre le stesse cose. Tra l'altro, quella frase orrenda tipo maialina, 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 maialina. Dovremmo farci tipo una canzone, secondo me. Vabbè, già io non sono grande fan di Ben Barnes perché ha un'espressione e quindi vabbè. Ok, e soprattutto, secondo me, anche il senso del suo personaggio va completamente a perdersi, cioè non ci sono sufficienti motivazioni, secondo me, per avere lui come antagonista in questa seconda stagione. Ripeto, è vero che poi è mancante in grande parte dei libri, però secondo me è molto percepibile come lui non abbia sensate motivazioni per inseguire Alina, se non il fatto che lei non gliel'ha data, e anche il fatto di esserne così ossessionata. Cioè, è vero che c'è il potere di mezzo, è vero che ci sono tutta quest'altra serie di dinamiche, però non lo so, io raga ho riso parecchio con il Darkling. Andando a Nicolai, invece, secondo me ci sono cose gravissime. Nicolai, come sapete, nella mia triade tra Zoya, Inej e Nicolai, sono i miei personaggi preferiti del Grishaverse. E qua mi sento di dire una cosa. Intanto che sicuramente, vabbè, Paddy Gibson, che è l'attore che interpreta Nicolai, si è ritrovato sto macigno da dover gestire e è un personaggio che non puoi fare se non hai probabilmente sufficiente carisma ed esperienza. Lui è un po' acerbino, però secondo me non è nemmeno troppo colpa sua. Cioè, è vero che Nicolai arriva prima il suo ego e poi il personaggio, ma secondo me questo il caso lo è fino a un certo punto, perché il peggior difetto di questa serie riguardo a Nicolai è come è scritto Nicolai, non è tanto solo l'attore. Cioè, Nicolai è scritto in modo democristiano, Nicolai sembra la versione della parrocchia quando devono fare le attività aperte al pubblico. Cioè, a me ha fatto abbastanza arrabbiare perché hanno tolto da Nicolai tutte quelle parti grigie, tutte quelle cose che ti fanno dire sì, Nicolai è una merda, però poi impara, però poi capisce, però a un certo punto Nicolai ha un'evoluzione anche come personaggio. Comunque lui ragiona per i suoi interessi, che sono quelli del regno di Ravka, dei cazzi sua, però alla fine della fiera mi funziona. Invece qui Nicolai è in versione depotenziata, cioè pensate solo al triangolo, lui in realtà ci prova con Alina in maniera esplicita, non così nascosta. Costa. Lo fa per gli interessi di Ravka, chiaramente, che qua un po' c'è, ma qua invece che essere subdolo e quindi poi beccarsi anche gli schiaffoni perché è un povero scemo che però alla fine capisce, fa un passo indietro, eccetera, eccetera, qua invece è proprio facciamo un accordo. Boh, raga, secondo me in tutte queste cose si perde un po' il fascino di Nicolai che giace molto su questo.
In parte sicuramente perché secondo me hanno rischiato di avere due personaggi troppo sovrapponibili, uno è Jesper e l'altro è Nikolai, perché li hanno scritti talmente, li potevano scrivere talmente simili che poi a schermo non ci sarebbe stata differenza. Mi dispiace un casino però perché secondo me è proprio buttato come personaggio, cioè che appeal può avere Nikolai? Nel senso, a parte quando apre la porta che c'ha tutta la cosa slacciata, non so, cioè... Vabbè, li ho molto riso, però secondo me qua ha un'intenzione talmente poco, poco subdola e a me un po' piace invece quella parte subdola di Nikolai che... Non lo so, raga, sono molto delusa da Nicolai, molto molto. E ripeto, secondo me non è colpa di Gibson, cioè lo è fino a un certo punto, è colpa di come hanno deciso di rappresentarlo. Perché hanno voluto anestetizzarlo, hanno voluto togliergli tutte quelle parti un po' problematiche che ha Nicolai, e secondo me che sono anche una parte fondamentale del suo personaggio, per poi buttare tutto sul. No, perché sennò dopo bisognerà dire che lui ha fatto degli errori. No, deve essere perfetto, comunque. E quindi, boh, grande delusion. Ma andiamo al finale, dai. Cioè, vi dico, fino all'ultima puntata forse non ero così triggerata tutta la serie, nel senso che sì, c'erano un sacco di cose che non mi erano piaciute, mi avevano dato anche fastidio, però, cioè, vi dico, alla fine della fiera me la sarei anche portata a casa. Poi c'è quel finale lì, che allora non è nemmeno un problema. Sto cercando di formularla in maniera razionale per non sclerare. Non è nemmeno troppo un problema il fatto che abbiano cambiato alcune cose, ma è il senso che assumono alcune scelte che hanno fatto. Perché? Cioè, intanto c'è il problema di Alina. Alina, alla fine, tu hai voluto fare in modo che lei desiderasse il potere. Quindi, boh, cioè, è una scelta che non condivido per nulla e vabbè, ok, abbiamo fatto questa scelta qui, è una scelta del... Però è una scelta. Hai mandato Mal e Inej in gita nei mari e io lì già non ci vedevo più perché, cioè, che senso ha mandare via Inej ora? Mandala via alla fine della prossima. Scommettiamo che alla fine della prossima, se mai verrà rinnovata, cosa che non credo. Oppure si parla di spin-off, che però io non capisco perché fare uno spin-off di una cosa che è già presente in abbondanza. Cioè, non, ecco, cioè, quando proprio lei e Mal partono, io ho smesso di ragionare. Cioè, scusate, non sono una persona seria, però ve lo giuro, non ce l'ho fatta. Come hai osato? Cioè, perché non ha lo stesso significato Inej che va via ora? Poi cosa fa? Torna per fare proprio la missione, ma non ha senso. Cioè, quando Inej va via, cioè, il tuo cuore si spezza. Qua invece, boh, sì, vabbè, buona gita. Andiamo a caccia di schiavisti. In gita, tra l'altro, con tutti, con Mal che diventa Stermond, perché in italiano è stato doppiato come Stermond, che ancora non ho capito perché, vabbè. E in più, la scena è Red Wedding, la scena finale. Cioè, io non ho capito perché hanno dovuto fare sta roba, che sì, vogliono introdurre diversamente la Jurda Parem, ma ci può anche stare, ma cioè, la scena è qualcosa che abbiamo già visto in un'altra serie fantasy, quindi, boh, non lo so, il finale mi lascia perplessa perché comunque ha delle implicazioni a livello di senso dei personaggi stessi che sono abbastanza beceri, quindi alla fine ora, cioè, Alina e Nicolai sono sposati. No, vabbè, scusa, non ce la faccio, non ce la faccio perché mi viene troppo schifo addosso. I corvi sono rimasti tipo in quattro. Perché poi Inej è partita, quindi la dovremo far tornare prima o poi. C'è da risolvere la questione Mattias, che è ancora là, rinchiuso dalla prima puntata. Tutti hanno fatto cose tranne Mattias, scusate, non ce la faccio a stare seria. Non so, raga, sono anche stanchina di blaterare effettivamente. Che volete che dica su quel finale? Un finale orribile, tra l'altro anche forse una delle... Cioè, proprio più povere, cioè quando c'è proprio l'attacco tra Grisha e insomma, Nicolai e compagnia, cioè per me è proprio veramente sembra girato al parchino tra i ragazzi quando devono fare un progetto per arte autoprodotto, è veramente... è tutto terribile, non so cosa salverei, vabbè. Direi di passare alle considerazioni finali, così ce la portiamo a casa, questo mio ritorno in grande stile come Sancta Tiffany su questi schermi, in fondo l'apparizione dei santi avviene poche volte. Che dire, mi è piaciuta questa seconda stagione, per alcuni aspetti sì, è chiaro, cioè posso dire, sarà anche l'esperienza comunque di averla vista con mio marito che non ha letto i libri e quindi
È molto strano vederlo con una persona che, vabbè, a parte che si è ancora sposato con me pur non avendo letto i libri, è un discorso che dobbiamo fare a parte, però il fatto, cioè l'averlo visto con una persona che non sa nulla, che tra l'altro era esaltatissima per alcune cose, mi ha anche dato un vibe abbastanza diverso, cioè ci sono alcuni momenti in cui ero molto carica, altri momenti in cui ovviamente mi sarei abbattuta fortissimo e tantissimo, però cioè, ci sono state cose che non mi sento di massacrare totalmente. Cioè, i momenti positivi ci sono stati in alcune cose, cioè ricorderò alcune cose per sempre, tipo maialina o l'uccello di fuoco, però no, dai, devo dire, alcune cose esteticamente sono state molto belle, come vi ho già spiegato lungamente, però ci sono così tante cose che hanno snaturato alcuni dei miei aspetti, tra l'altro preferiti. Della produzione di Barduo, che io continuo a non, cioè continuo a fissare alcune cose nella mia testa, a ricordarmi avresti flashback e non lo so. Poi, cioè, posso dire, come tutte le cose, penso sarebbe potuto andare decisamente peggio. Cioè, mi immagino la seconda stagione col budget della prima. Ma se vi devo dire che ne sono uscita soddisfatta, no, no. Allo stesso tempo devo dire che comunque credo che anche da chi non ha letto, questo è un prodotto molto pensato per alcuni versi, per chi non ha letto il libro funziona, per chi li ha letti tutti, è un po' una tragedia, cioè, un po' una tragedia, questo mescolone tra proprio trilogia, Crooked Kingdom, King of Scars e Rule of Wolves, buttati lì. Non lo so, cioè diciamo che sono confusa ancora, sono confusa, vi ho spiegato le cose che poi secondo me funzionano meno, però questo è quanto fondamentalmente. Quindi io vi direi che facciamo una cosa, io non vi posso promettere che ci risentiremo presto, perché mi rendo conto che tutte queste promesse poi si vanno a scontrare con le mie necessità della vita al di fuori da YouTube, però sentiamoci giù nei commenti, perché voglio sapere. Come sempre, cosa ne pensate voi? Se ci sono alcune cose che a me hanno convinto o no, che voi percepite in un'altra maniera o che voi avete interpretato diversamente, se avete teorie anche per il prossimo, se ci sono cose che secondo voi succederanno, sono molto curiosa. E facciamo che ne parliamo insieme, che è sempre bello, è sempre, insomma, motivo per cui alla fine YouTube penso che sia uno dei posti più belli che esistono sull'internet. Direi che vabbè. Ripeto, non vi posso promettere che ci vediamo presto, purtroppo, però, nonostante questo, ho voglia di sentirvi e se vi va, ci possiamo sentire anche in altri spazi, come Instagram, come TikTok, come, boh, insomma, fuori da YouTube. E io direi che se siete ancora qui e mi avete ascoltato, sono molto contenta di avervi ritrovato su questo spazio. Direi che ci vediamo al prossimo video, suona un po' strano, ma ci vedremo al prossimo video. Ciao!